Bisognerà attendere per avere le risposte dall'autopsia sul corpo ritrovato in avanzato stato di decomposizione sotto un cavalcavia della 14 a Vasto, anche se gli indizi raccolti fino ad ora sul luogo del ritrovamento portano ad identificare la salma come quella di Eleonora Gizzi. L'ufficialità, anche per dar pace ai genitori, dovrebbe arrivare solo lunedì, quando si avrà l'esito dell'esame autoptico, ma soprattutto della comparazione del DNA del cadavere proprio con quello dei genitori di Eleonora. Dopo le 8 ore di autopsia di ieri condotta all'ospedale civile di Chieti dal medico legale Cristian Dovidio, le uniche certezze in mano al pubblico ministero titolare dell'inchiesta Giuseppe Bellelli sono che il cadavere è di una donna e che i tempi intercorsi tra il decesso e il ritrovamento sono compatibili con la scomparsa della maestra d'asilo vastese avvenuta lo scorso 28 marzo. Altre informazioni preziose potranno arrivare dall'esame degli insetti presenti sul corpo della donna ritrovata a Vasto e dall'arcata dentaria della salma. Ma le indagini non si fermano ai soli esami scientifici, si stanno cercando di ricostruire anche le ultime ore di vita di Eleonora, ammesso che la scienza confermi la logica. La 34enne avrebbe vissuto 13 giorni da barbona, riparata sotto il ponte e scaldata dal fuoco, avvolta in una scatola di cartone per dormire. Ci si chiede anche se Eleonora, o chiunque il cadavere sia, potesse essere salvata se solo si fosse dato seguito alle due segnalazioni effettuate dal personale tecnico di Società Autostrade il 3 e il 10 aprile. I tecnici, ascoltati dal magistrato e dalla polizia, avrebbero confermato di aver visto una donna riparata sotto il cavalcavia dell'autostrada. Dichiarazioni ovviamente tutte da verificare, ma se così fosse, si aprirebbe uno scenario davvero inquietante di indifferenza e negligenza.